nasce da... fatemi dire soltanto una cosa, un ringraziamento enorme al nostro grafico, a Gennaro Manna, senza il quale noi questa sera non saremmo qui. Ha fatto un lavoro eccezionale, grandissima fatica. Perché noi sembrava una stupidaggine fare una cosa del genere, invece è veramente molto complicato mettere insieme tante diversità, tanti soggetti diversi. Però l'abbiamo fatto, prendo a prestito una frase che mi ha scritto una delle appartenenti alla Pastorale Giovanile, Augusta, una mia carissima amica da tempo, che diceva: è interessante, è bellissimo questo calendario perché fa scoprire associazioni che magari spesso, perché presenti sul territorio, passano inosservate. E invece tutte queste associazioni, quelle che ci sono e quelle che sono certo che l'anno prossimo, perché vogliamo già fare il calendario dell'anno prossimo, saranno presenti, speriamo, con tantissime cose importanti per la città, tantissime novità per la città, fanno una fatica enorme, fanno una fatica quotidiana enorme, cercando spesso, quasi sempre, gratuitamente, con il volontariato, di portare il loro contributo a questa città. Questo progetto, la Terra dei Giochi, in realtà dovete sapere che nasce oltre 3 anni fa. L'abbiamo scritto a 4 mani, io e il dottore Michele Castato, che è qui, un bravissimo psicoterapeuta, perché dovevamo partecipare ad un progetto del Centro di Volontariato Sociale, il CSU. Poi non l'abbiamo più fatto, però sapete quando c'è quella cosa che vi dice prima o poi lo tirerò fuori? L'abbiamo tenuto gelosamente in un cassetto. E abbiamo pensato al titolo La Terra dei Giochi, perché noi non dobbiamo dirci, non dobbiamo mettere le verità, siano esse quelle negative, pesanti, siano esse quelle che invece ci portano una speranza, un futuro, una prospettiva, che ci danno coraggio. Noi siamo nella terra dei fuochi, siamo una realtà che ha tante difficoltà, ma siamo una terra di bellezza, e questo noi non lo dobbiamo mai dimenticare. Spesso come comunità, come amministrazioni, qualunque essa sia, come soggettività, lo dimentichiamo. Ed è questo forse stato il nostro grande errore, perché la Terra dei Giochi vuole essere l'altra faccia della medaglia, vuole provare attraverso un progetto a dare una nuova prospettiva, una nuova visione, un nuovo orizzonte. Infatti abbiamo scelto, non a caso, una frase di Frida Kahlo, spesso abusata ma conosciutissima, che dice: non far caso a me, io vengo da un altro pianeta, io ancora vedo orizzonti dove non si è il confine. Guardate, vedere l'orizzonte per la nostra comunità è l'unica nostra speranza in questo momento, è la speranza di poter dire: non siamo più terra dei fuochi, stiamo lavorando per